per me è stupenda, perché siamo riusciti, io sono innamorato della realtà della NCO e di Al di là dei sogni, e sto vivendo questa battaglia, e per me era fondamentale metterli in rete. Penso che poi era fondamentale che questi ragazzi da tutta Italia sapessero di questo problema. E basta, Raffaele, non ho parlato. Cosa ti sei di dire a padre Maurizio? Padre Maurizio, un grazie infinito, proprio, che cioè va al di là di ogni cosa. Impressioni sulla serata, Pino? Ma molta, devo dire, grande soddisfazione, grande fierezza, perché da un lato sono dette parole chiare e dall'altro soprattutto quello che credo premeva a noi, i ragazzi che arrivano davvero da centinaia e centinaia di chilometri, ci sono ragazzi e ragazze che arrivano da Treviso, da Venezia, credo abbiano non solo capito queste terre, ma abbiano, probabilmente sia entrato nel loro cuore che cosa sono queste terre. Con le contraddizioni, con le difficoltà, con le illegalità, ma con la profonda meraviglia che dona questa terra. Cosa ti senti dire a padre Maurizio? Beh, di andare avanti, è dura, capisco che è dura, capisco che non è facile, capisco che ci saranno probabilmente momenti ancora più difficili di quelli che pure ci sono stati, ma non deve mollare, non deve mollare perché è un prete, non deve mollare perché è un uomo, non deve mollare perché c'è tanta gente che crede in lui, che vede in lui una sorta di baluardo, un uomo e un sacerdote dal quale poter trovare conforto. Ma io non credo che Maurizio sia vagamente attraversato. Che padre Maurizio sia vagamente attraversato la voglia di mollare. L'incontro è molto bello e molto ricco, proprio perché è stato, diciamo, sviluppato in un contesto di dialogo che i giovani stanno vivendo in queste giornate di impegno, di vita comune, di cammino, nel quale vanno a coltivare la propria formazione nell'essere, diciamo, cittadini consapevoli della realtà, cittadini che amano ciò che è libertà della vita di ciascuno, e nella consapevolezza che tutto questo, illuminato dalla fede, diventa ricchezza e fa crescere l'umanità incontro al regno di Dio, fare un'umanità che è secondo il cuore e la volontà di Dio. Cosa si sente dire a padre Maurizio? Ma io, don Maurizio, nella mia chiesa diocesana, diciamo, dico il grazie di tutta quanta la comunità, e certamente il desiderio di poter non solo vedere risultati positivi da tutto questo sforzo, da tutta questa fatica, ma soprattutto di poter vedere, ecco, che nello spirito ecclesiale la comunità possa crescere e diventare protagonista di una storia di